Gara comprensoriale per la raccolta rifiuti, i comuni del Tiguglio si rivolgono al TAR per chiedere il rifacimento del bando. Troppe lacune e mancanze denunciano, pretendiamo un servizio migliore per i nostri cittadini. Presentato il progetto di riqualificazione del Teatro delle Clarisse di Rapallo, a disposizione 1,8 milioni di euro del PNRR, sarà adeguato a ospitare anche i convegni e avrà un nuovo spazio per piccoli spettacoli. E ancora in condizioni gravissime il ragazzo che ieri è rimasto incastrato con la canoa nel fiume Entella e ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Più facile quest'anno perfezionare la domanda per l'assegno unico universale, occorre fare in fretta però, l'ISEE va rinnovato entro fine febbraio per non interrompere le mensilità corrisposte dall'INPS. Già scattati i primi divieti stradali in vista della Fiera di Sant'Antonio che coinvolgerà il centro di Chiavari domani e domenica. La polizia locale stima fino a 7-8 mila persone nei momenti di picco. Una chiesa tutta convocata attraverso la fede che suscita passioni. A Savona prosegue il cammino sinodale diocesano. La teologa Cristina Simonelli ha proposto una riflessione sul percorso intrapreso. Primo passo operativo per il progetto Tiguglio Golfo Paradiso Capitale Europea dello Sport 2023. A Lavagna i comuni si sono incontrati per avviare due progetti da sviluppare, un'app e un festival dello sport. La Virtus Entella ospite a Rimini per dare continuità ai risultati e inseguire l'obiettivo promozione. I romagnoli hanno perso le ultime due partite ma sono un avversario temibile. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi, la politica amministrativa in apertura, i comuni del Tiguglio non ci stanno e hanno deciso di provare a bloccare la gara comprensoriale per il servizio di raccolta dei rifiuti presentando le loro istanze al TAR. Diversi punti contestati nel bando pubblicato dalla città metropolitana lo scorso 16 dicembre. C'è un obiettivo, avere un servizio migliore per i propri cittadini. Sentiamo. Quei comuni che lo vogliono fare non sono contro qualche cosa, sono a favore del miglior servizio possibile che possa venire offerto alla cittadinanza. Realizzato superficialmente e in poco tempo, senza confronto e senza dare ascolto ai comuni coinvolti, ma soprattutto carente di quei parametri necessari che garantiscano l'affidabilità dei soggetti partecipanti. Uno su tutti, l'aver raggiunto e mantenuto in appalti precedenti la quota di legge del 65% di raccolta differenziata. Per questi motivi diversi comuni del Tiguglio, dopo l'ennesimo appello al dialogo rimasto inascoltato, hanno scelto di intraprendere le vie giudiziarie per bloccare la gara comprensoriale di affidamento del servizio di raccolta rifiuti bandita dalla città metropolitana di Genova lo scorso dicembre. Ne contestiamo la fretta, ne contestiamo il mancato confronto, il mancato recepimento di alcune indicazioni, la possibilità di non aver potuto esprimere valutazioni in ordine a interventi di finanziamento per la durata, che ricordo è di 5 anni più altri 5, il fatto che non sia stato espressamente ripreso, e questo è un aspetto delicato, qualitativo del servizio, il punto che il gestore deve essere in condizione di aver gestito un servizio con percentuali di smaltimento dei rifiuti differenziati oltre i limiti di legge che sono il 65%. Quindi i nostri comuni hanno questa virtuosità e noi per forza dobbiamo avere e prestare tutta l'attenzione perché questa sia mantenuta. I ricorsi, elaborati per ciascuna amministrazione comunale da legali diversi, saranno depositati al TAR della Liguria entro lunedì prossimo. Al momento, tra quelli più popolosi, hanno manifestato la volontà di aderire i comuni di Sesto Levante, Rapallo, Santa Margherita Ligure, oltre alla stessa Lavagna. Altri comuni vogliono seguire strade differenti, tutte assolutamente rispettose e degne di attenzione. Il tempo sta scadendo perché è questione di ore ormai, in quanto il bando è stato pubblicato il 16 dicembre e quindi vi erano 30 giorni per andare a opporsi a questo documento.
E continua la mobilitazione a Chiavari per fermare il progetto delle barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia. Nella giornata di giovedì prossimo alle 16:30 sono state convocate le commissioni consiliari prima e seconda in seduta congiunta e a seguire alle 19 si svolgerà il consiglio comunale di Chiavari che prevede la trattazione di uno specifico ordine del giorno. Oltre al parere negativo che abbiamo espresso come comune, ci siamo rivolti alla soprintendenza ed ad un legale per difendere Chiavari e il suo futuro, dichiara il sindaco Federico Messuti. Abbiamo chiesto un incontro anche al vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Edoardo Rixi, che ci riceverà a Roma il 31 gennaio. Non si ferma neanche l'azione del comitato No Barriere. Domani dalle 10 alle 18 in via Vittorio Veneto sarà presente un banchetto per la raccolta firme dei cittadini contrari alla realizzazione dell'opera. Nel corso della mattinata sarà presente anche un incaricato dell'associazione Onda Ligure e di Assoutenti che darà supporto ai cittadini che volessero intraprendere azioni legali contro l'opera. E andiamo a Rapallo, è stato presentato un altro tassello del mosaico degli interventi previsti dal PNRR. Si tratta del Teatro delle Clarisse, per il quale sono a disposizione 1,8 milioni di euro e oggi c'è stata la presentazione del progetto esecutivo. Rapallo si prepara a ritrovare uno dei suoi spazi culturali più importanti e la cui carenza in questi ultimi anni si è fatta sentire non poco. Per il Teatro delle Clarisse a disposizione ci sono 1.800.000 euro del PNRR che restituiranno la piena funzionalità dello spazio, che sarà completamente riqualificato dal punto di vista strutturale e impiantistico per adeguarlo a ospitare anche convegni e sarà dotato anche di un nuovo ambiente. E in aggiunta quindi alla convegnistica ci può essere questo teatrino che abbiamo aggiunto, molto piccolo per 45 persone, che invece sarà una cosa per rendere più familiare la vita e il rapporto col teatro, quindi per piccole presentazioni, letture, reading, performance, un teatrino in fondo dove c'era la cabina regia e dove c'è l'ingresso, quel bellissimo ingresso dell'edificio verso il mare che ormai è chiuso da molti anni, quindi ci saranno, diciamo, due cose: uno il teatro, che è la cosa principale, e poi questa apertura nuovamente a mare con questo piccolo teatrino, che sarà un po' più, come dire, easy, più semplice da utilizzare. L'intervento prenderà il via tra il giugno e il luglio di quest'anno e prevede circa un anno e mezzo di lavori. I tempi sono dettati da quelli che sono i tempi del Piano Nazionale di Resilienza e quindi avremo delle scadenze molto impellenti che dovremmo addirittura cercare di anticipare, ma proprio per la necessità che ha la città di riavere il proprio teatro. Ci sono già idee per il suo utilizzo, uno spazio culturale, turistico per la città? Ma sarà comunque un luogo multifunzionale, verrà rivisto nella sua totalità, quindi che possa riservire per comunque spazi di musica, di musicalità, di intrattenimento, prosa e quant'altro, ma anche proprio un teatro auditorium, uno spazio che serve alla città. La capienza rimarrà la stessa. Più o meno, quindi a oggi abbiamo 254 posti a sedere. È un piccolo gioiellino che aveva proprio necessità di questa revisione totale. La cronaca adesso è ancora in gravissime condizioni. Il ragazzo che ieri pomeriggio è rimasto incastrato per circa un'ora con la canoa nel fiume Entella si trova ricoverato al Gaslini di Genova. Ripercorriamo brevemente la dinamica di quello che è successo ieri. Stavano percorrendo in canoa il fiume Entella sei giovani di una società sportiva della zona. Intorno alle ore 16, due di loro sono rimasti incastrati in un tronco vicino ad uno dei piloni del Ponte della Maddalena che collega Chiavari e Lavagna. Uno dei due è rimasto incastrato nella canoa e bloccato sott'acqua. L'allenatore è riuscito ad raggiungerlo e per diverso tempo ha cercato di aiutarlo a tenere la testa fuori Cosa dall'acqua succede? fino all'arrivo dei soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Chiavari, chiamati intorno alle 16:30. Due di loro si sono calati con l'autoscala dal ponte e hanno tagliato una parte dell'albero che bloccava la canoa. Uno dei due ragazzi è stato estratto dall'acqua quasi subito, grazie all'arrivo del nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Genova e La Spezia, che sono intervenuti con l'elicottero e con il gommone. Per estrarre il secondo ragazzo ci è voluto molto tempo perché era incastrato nella canoa. È rimasto in acqua per circa un'ora e quando lo hanno tirato fuori era privo di sensi. Il personale del 118 di Lavagna ha quindi cercato di rianimarlo per diversi minuti. L'ambulanza della Croce Verde lo ha poi trasportato fino alla piazzola e l'elicottero lo ha portato al Gaslini. Arrivato all'ospedale in arresto cardiaco e sotto massaggio è stato messo in ECMO.
una tecnica di circolazione extracorporea necessaria nei casi di grave insufficienza al cuore o ai polmoni. L'allenatore è stato portato al pronto soccorso in codice giallo per il freddo. Non era grave. La pagina di temi religiosi adesso. Genova ha salutato Monsignor Nicolò Anselmi, pronto a prendere le redini della diocesi di Rimini nella cattedrale di San Lorenzo. Questo pomeriggio si è svolta una celebrazione eucaristica a cui hanno preso parte tanti sacerdoti dell'arcidiocesi genovese, ma non solo. Ho sentito nei miei confronti un fiume d'amore che mi ha travolto, ha detto Monsignor Anselmi durante la celebrazione nel suo discorso. La comunità ha deciso di regalargli un'automobile per aiutarlo nel suo nuovo ministero episcopale, e chi desidera partecipare al regalo può ancora farlo con un bonifico. Tutti i dettagli si trovano sul sito di chiesadigenova.it. L'ingresso di Monsignor Anselmi a Rimini è in programma il 22 gennaio, sarà alle 15. Anche in questo caso, come è stato fatto questo pomeriggio, la funzione sarà trasmessa in diretta da Telepace grazie alla collaborazione con gli amici di Icaro TV. E a Savona la teologa Cristina Simonelli ha tenuto un incontro inserito nell'articolato percorso del sinodo diocesano, introdotta dal teologo savonese Giuseppe Noverasco. La docente ha affrontato anche i rischi e la bellezza che il percorso intrapreso dalla diocesi porta con sé. Sentiamo. Il 20 e 21 gennaio si terrà nel seminario di Savona l'ottava assemblea del Sinodo Diocesano. Venerdì 20 alle 18.30 la messa e la presentazione dei progetti. Uno spazio sarà dedicato alla proposta di un pellegrinaggio in Terra Santa e al bilancio della mostra Ritratti di Fede, mentre sabato 21 gennaio saranno presentate le riflessioni pastorali che le otto commissioni stanno portando a termine su molti temi, dai giovani alla cultura, dalla Laudato Si alla Chiesa delle Genti. Parrocchie, associazioni e istituti religiosi hanno ricevuto le schede di riflessione sui temi delle commissioni e sono sollecitate a elaborare entro i primi di marzo i loro contributi, che verranno tenuti in considerazione nella fase di riflessione sulle indicazioni normative. Nella sessione di maggio si discuterà della prima parte del libro sinodale, la seconda verrà consegnata a settembre perché venga votata in ottobre. La votazione del documento finale, paragrafo per paragrafo, avverrà fra l'8 dicembre 2023 e gennaio-febbraio del 2024. Da qui partirà la seconda visita pastorale del Vescovo alle parrocchie con la presentazione del libro sinodale. In questo articolato contesto, Cristina Simonelli, docente di patrologia e storia della Chiesa antica alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, ha tenuto la conferenza Le passioni della fede per condividere i cammini di ciascuno. Simonelli ha sottolineato la bellezza iscritta nel titolo stesso del sinodo: Chiesa di Savona, prendi il largo confidando. E questa è in maniera fondamentale la passione della fede, cioè l'essere raggiunti da cui confidare, e la passione in senso attivo di andare. In questo incontro abbiamo insieme scelto di tenere il plurale perché possono essere molte questa forma attiva, passiva di essere raggiunti e di impegnarsi. Ci sono anche delle condizioni di possibilità per poterle tenere insieme, di abitabilità, che sono anche vicini ai luoghi dell'Epifania. Ecco, qual è l'importanza appunto del sinodo per una chiesa locale? Ma è un'importanza capitale, con alcuni, una grande risorsa, con evidentemente alcuni rischi. I rischi sono quelli di un superlavoro, i rischi sono quelli di dare stanchezza ripetendo cose simili, ma in compenso l'occasione è grande, cioè quella di essere e sentirsi effettivamente una comunità tutta in cammino, tutta convocata, tutta provocata e anche, se vogliamo, consolata. Cambiamo argomento, è più facile quest'anno perfezionare la domanda per l'assegno unico universale, occorre fare in fretta, però l'ISEE, l'indicatore che valuta la situazione economica dei nuclei familiari, va rinnovato entro la fine di febbraio per non interrompere le mensilità corrisposte dall'INPS. Ne abbiamo parlato con il CAF ACLI di Chiavari. È scaduto l'ISEE con la fine di dicembre, che cosa bisogna fare adesso? Per tutte le persone che l'anno scorso hanno presentato la domanda di assegno unico è necessario rinnovare entro febbraio l'ISEE in modo da non interrompere il pagamento che viene erogato mensilmente dall'INPS. Ci sono delle differenze rispetto all'anno scorso sul caricamento della domanda?
Sì, in realtà quest'anno è più facile avere diritto all'assegno perché non è necessario ripresentare la domanda, in quanto presentando automaticamente l'ISEE del 2023 si aggancerà al pagamento in automatico, salvo che chi non ha ancora presentato l'assegno unico perché la sua situazione nel nucleo familiare, quindi nascita del bimbo, è recente, allora dovrà presentare anche la domanda oltre ad aver presentato l'ISEE in precedenza. Ci sono altre eccezioni di cui tenere presente? La stessa cosa, simile all'assegno unico, quella del reddito di cittadinanza, anche in questo caso qui è sufficiente ripresentare l'ISEE, verrà agganciata in automatico alla domanda in corso. Bisogna stare attenti però per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, perché la scadenza è di 18 mesi, quindi se si è presentata la domanda 18 mesi fa, comunque per mantenere il diritto è necessario, oltre a ripresentare l'ISEE, anche a rifare la domanda di reddito. Ci sono altre scadenze da tenere presente da qui alla fine di febbraio? Ci sono delle comunicazioni che vanno fatte all'INPS per le persone che ricevono delle prestazioni in base al reddito, e quindi consigliamo ai pensionati e chi ha pratiche collegate, integrate da parte dell'INPS, per cui si ha diritto solo in base a determinati requisiti, di informarsi. Sono i cosiddetti RED, i CRIC o INVCIV, che vanno comunicate entro febbraio all'INPS. Il Comune di Sestri Levante ha pubblicato il bando per l'installazione e la gestione di 10 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico. La notizia la troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. La durata delle convenzioni sarà di 8 anni. I criteri per l'aggiudicazione tengono conto dell'efficienza e dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, dell'utilizzo dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, della definizione di un sistema tarifario equo che preveda agevolazioni per i residenti e delle certificazioni possedute dal gestore del servizio. E torniamo a Chiavari, già scattati i primi divieti stradali in vista della Fiera di Sant'Antonio che coinvolgerà il centro cittadino domani e domenica. La polizia locale stima fino a 8.000 persone nei momenti di picco. Abbiamo intervistato il comandante della polizia municipale. Quanti sono i banchetti quest'anno? I banchi saranno circa 500 distribuiti su Viale Casman per quanto riguarda la Fiera Agricola. E lì ne avremo una quarantina e poi la fiera tradizionale di Sant'Antonio e saranno circa 460. Come sarà la disposizione quest'anno? Ci sono delle novità? La disposizione di quest'anno ricalcherà quella dell'anno scorso, quindi partiamo da via Medaglie d'Oro, via Nostra Signora dell'Orto, via del Pino, piazza della Torre, piazza Roma, via Trieste, via Nino Bixio, piazza Cavour. Si riuscirà a circolare bene secondo lei? Domenica è prevista pioggia, quindi questo potrebbe parzialmente influire sulla circolazione stradale. Presumiamo un'affluenza notevole come tutti gli anni, circa 7-8 mila persone nei punti di picco. A livello di viabilità ovviamente potremo registrare alcuni rallentamenti in Viale Casman e ovviamente nell'area adiacente la stazione. Ecco, vediamo i principali divieti quando scattano, quelli più importanti. Sì, su Viale Casman in realtà sono partiti stamattina alle ore 8, per quanto riguarda invece il resto della fiera i divieti partiranno alle ore 20 di questa sera. In alcuni casi siete riusciti ad allargare la possibilità di camminare insomma con calma in mezzo alla fiera? L'anno scorso abbiamo avuto qualche criticità sull'ultima parte di via Trieste, quest'anno abbiamo allargato lo spazio disponibile ridistribuendo i banchi all'interno comunque della stessa area mercatale. Come vi siete organizzati? Quanto personale sarà in campo? Abbiamo deciso di convocare come lo scorso anno il COC, quindi avremo la disponibilità anche dei volontari di protezione civile, avremo i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e poi in servizio sulla fiera avremo una decina di agenti di polizia locale distribuiti sui 4 turni tra sabato e domenica. In occasione della fiera di Chiavari MT ha deciso alcune modifiche alle corse dei bus. Dalle 20 di oggi sino alla sera di domenica 15 gennaio le corriere provenienti da Carasco, giunte all'altezza di Piazza San Front, svolteranno su Viale Casman per poi passare su Viale Marconi, Corso di Michele e Corso Assarotti. Stesso percorso per i bus in arrivo da Levi, Piazzale Rocca, che scenderanno in via Piacenza per proseguire quindi verso Viale Casman e il centro città. Infine anche le linee provenienti da Lavagna, Corso Buenos Aires, giunte sul ponte dell'Entella, svolteranno su via Marconi. Tutti i bus, una volta arrivati in Corso Assarotti, riprenderanno il regolare tragitto. La linea 902 effettuerà capolinea dalla stazione ferroviaria.
La cronaca del Parco dell'Aveto a Sporto denuncia contro ignoti per l'accesso abusivo all'interno del sito minerario di Gamba Tesa. Nei giorni scorsi alcuni soggetti, probabilmente cercatori abusivi di minerali oppure curiosi irresponsabili, rompendo un lucchetto di un cancello si sono introdotti all'interno delle gallerie, rendendosi colpevoli di un'azione molto grave non solo per intrusione in area chiusa, privata e in zona tutelata, ma anche per gli aspetti non secondari di violazione delle norme di sicurezza, mettendo a rischio la propria incolumità personale. I carabinieri daranno vita ad un'indagine per individuare i colpevoli, trattandosi di condotte civilmente e penalmente rilevanti. E primo passo operativo per il progetto Tiguglio Golfo Paradiso Capitale Europea dello Sport 2023. A Lavagna i sindaci e i comuni si sono incontrati per partire con due progetti da sviluppare, un'app e un festival dello sport. Vediamo. Un'applicazione per smartphone in cui racchiudere tutta l'offerta turistica e sportiva del territorio del Levante e un festival dello sport inclusivo e diffuso. Sventola per la prima volta a Lavagna il vessillo ricevuto al Parlamento europeo che investe il Tiguglio e il Golfo Paradiso, capitale europea dello sport per il 2023. E muove i primi passi il comitato organizzatore che ha illustrato ai sindaci e ai rappresentanti dei 35 comuni aderenti al progetto il percorso operativo che porterà all'organizzazione inizialmente nei prossimi mesi di una prima edizione di un festival dello sport e allo sviluppo di un'app che racchiuderà tutta l'offerta sportiva, ludica e turistica dei territori che si affacciano sui due golfi. Un veicolo promozionale, quest'ultimo, che guarda in particolare ai paesi del nord Europa. Serve per valorizzare la potenzialità vera del nostro territorio, soprattutto all'esterno, al nord Europa, collegandoci con le altre comunità europee con cui abbiamo instaurato dei contatti e con cui abbiamo notevoli amicizie. A fronte anche dell'utilizzo delle società sportive in modo da avere degli scambi culturali. Si parla di un'app che vada a supporto e rende il progetto condivisibile con il turista, con il cittadino, con i comuni stessi che nell'insieme con le associazioni, con i servizi possono effettivamente essere d'aiuto e condividere quelli che possono corrispondere a progetti, necessità, idee. Quest'app come verrà realizzata, cosa conterrà, come si potrà contribuire a renderla più ricca? Il contributo principale avviene dai comuni. Noi creeremo delle aree dedicate dove abbiamo necessità di ricevere dai comuni testi, foto in un determinato formato. Noi abbiamo dato la massima disponibilità a creare un'area dedicata dove poi noi di conseguenza andiamo a controllare la qualità di quel materiale che ci viene consegnato per poter rendere al massimo fruibile dall'utente finale il progetto nel suo insieme. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. Domani alle 14.30 la Virtus Entella in casa del Rimini per la 22esima giornata del girone B di Lega Pro. Dopo la vittoria con Alessandria, i biancocelesti vogliono vincere ancora e accorciare le distanze delle prime in classifica. La Virtus Entella ha bisogno di continuità per avvicinarsi alla testa della classifica e centrare la promozione diretta in B o quantomeno un accesso privilegiato ai playoff. La gara con il Rimini può essere un'ottima occasione. I romagnoli arrivano da due sconfitte con Cesena e San Donato Tavernelle, mentre i biancocelesti hanno vinto le ultime due con la Torres prima della sosta e poi con l'entusiasmante rimonta sull'Alessandria. Ma la partita ci ha dato tanto perché il primo tempo non era stato gestito bene, si è riuscito a ribaltarla in maniera importante, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per continuare il nostro cammino e adesso dobbiamo approcciare la prossima partita cercando di portare a casa altri tre punti. L'Entella al momento è al quarto posto a 39 punti, pari con il Gubbio terzo, in testa c'è la Reggiana a 46. I chiavaresi sembrano avere il potenziale per raccogliere più punti nel girone di ritorno. Sicuramente ci sarà da migliorare il rendimento in casa. Per il momento 5 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi. Sì, rispetto all'anno scorso abbiamo incontrato qualche difficoltà in più in casa, si è riusciti a raccogliere meno punti e sicuramente per provare a toglierci qualche soddisfazione in più dovremo aumentare la marcia nel nostro campo. All'andata al comunale di Chiava del Rimini aveva vinto per 2-0. Ma sarà una partita difficile, in un campo comunque difficile, loro sono una squadra che sa giocare bene, che ti mette in difficoltà, la stiamo preparando nel migliore dei modi e noi, come ho detto, cerchiamo ogni partita di portare a casa i tre punti.
Domani alle 15 nella chiesa di Cicagna le associazioni Colombo Fontanabuona 2000 e il Piffero di Cicagna premieranno i presepi che hanno partecipato al tradizionale concorso in Val Fontanabuona giunto alla 35esima edizione organizzato con la regia della Proloco di San Colombano Certenoli e del Centro Culturale Lascito Cuneo. Saranno premiati i primi tre, i tre secondi e i tre terzi e tutti gli altri saranno considerati quarti a pari merito. Ci sarà anche un premio speciale per un presepe particolare. Si esibirà nell'occasione il piccolo coro Anna e Aldo Faldi diretto da Cecilia Cereda. Ma gli altri appuntamenti li vediamo nella nostra agenda. Appuntamenti per sabato 14 gennaio, open day per la sede di San Colombano dell'Istituto Marsano. Dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare la scuola e conoscere l'offerta formativa legata agli indirizzi professionale agrario ed enogastronomico. Pulizia della spiaggia alla Foce dell'Entella, l'appuntamento è alle 10 vicino al parcheggio di Viale Tito Groppo a Chiavari. Tutti possono partecipare, consigliato portarsi borraccia e abbigliamento adeguato. Alle 10 al Gran Caffè de Fila di Chiavari, Club Service della Diocesi consegneranno il ricavato della cena degli auguri con il Vescovo ai responsabili delle mense dei poveri diocesani. Nella sala polivalente dei lavoratori a Recco alle 10.30 verrà inaugurata la mostra Colori in Libertà a cura degli artisti Recchesi. Sarà visitabile sino al 20 gennaio con orario 9.12, 15.30, 18. Il gruppo Le Voci del Tiguglio Kids Choir di Rapallo cerca nuove voci. I bambini dai 5 ai 10 anni, desiderosi di condividere questa esperienza, possono presentarsi alle 16 in passo Santa Chiara 1 a Rapallo per una prova aperta. Dalle 16 alle 19, scuola aperta all'Istituto Maria Luigia di Chiavari, saranno presenti le insegnanti per dialogare e presentare l'offerta formativa della scuola. Alle 17 nella sala Ghischifini della Società Economica di Chiavari, Marco Lorenzo Baruzzo, responsabile beni in rete per Libera, parlerà su La linea della palma, il radicamento delle mafie in Liguria. Teoria e pratica della perfetta maritata nella Genova del 600, il titolo della conferenza che si terrà nella sala Carlo Bo a Palazzo Fascia Sestri Levante. Alle 17 Flavia Gattiglia, presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, presenterà la figura della donna nell'età di Rubens. Per la rassegna Uomini e Nave alle 17 Flavio Bertini terrà una conferenza dal titolo Da liquido a rigassificato, l'alternativa del trasporto marittimo per le forniture di gas naturale. Opportunità e interrogativi. L'incontro si terrà nella sede del Box 51 nel porto turistico di Chiavari. L'agenda di Telepace chiude questa edizione di Tiguglia Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua comunque sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.